ponte sullo stretto di Messina, voluto da Salvini, sottrae al sud 14 miliardi di euro che potevano essere destinati alle scuole, alle strade, alle ferrovie. Oggi abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica perché troppi documenti sono segretati e troppi documenti non sono valutati dai cittadini e dai parlamentari, e questo è un problema molto serio di trasparenza. Oggi avete fatto una conferenza anche con le altre opposizioni, con l'importanza della convergenza sul tema. Ma la conferenza stampa di oggi è importante nel merito, perché riuscire a fermare un'opera per destinare 14 miliardi di euro alle vere priorità del Sud è la vera opposizione che deve fare oggi chi sta in Parlamento. Dopodiché sono convergenze importanti che servono per costruire un'alternativa a una destra che oggi privilegia gli interessi dei più forti. Pensiamo che gli extraprofitti delle banche sono saliti in maniera inverosimile. Avevano deciso di tassare, invece hanno fatto un favore di decine di miliardi di euro alle banche, come hanno fatto favori alle società energetiche. C'è un'Italia più povera, invece c'è un'Italia più ricca, e questo è inaccettabile, e su questo l'opposizione si deve unire. Manca forse oggi anche la presenza di Giuseppe Conte, quindi la vera alternativa alla destra c'è se c'è anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Ma non c'è dubbio, noi vogliamo infatti costruire ponti, elementi di dialogo. L'assenza di oggi non è dovuta a una contrarietà alla realizzazione dell'opera. Abbiamo manifestato insieme a Messina contro la realizzazione del ponte. Questo strumento vuole essere uno strumento per riuscire ad avere atti, per evidenziare le responsabilità ove ci fossero, e siamo convinti che in questo percorso riusciremo a unire l'opposizione.